Saluto le autorità civili, militari e religiosi presenti. Ringrazio il signor sindaco, dottor Bruno Mancuso, per la vicinanza e la partecipazione a tutte le attività che l'ACI si promuove. I dirigenti scolastici, il corpo insegnante e i ragazzi presenti. Oggi vogliamo ricordare la strage di Capaci, l'attentato mafioso in cui il 23 maggio del 92 sull'autostrada nei pressi dello svincolo di Capaci ha perso la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonino Montinaro. La strage di Capaci, festeggiata dai mafiosi nel carcere di Lucciardone, ha segnato una delle pagine più tragiche della lotta alla mafia e della storia italiana. Di attività di commemorazione, in commemorazione delle vittime della strage. Questo giorno, quell'indipendente da ogni altro potere. Voglio concludere con una frase a Meccana, almeno con la stessa intensità con cui altri si battono per la distruzione e la morte. L'amministrazione comunale di Sant'Agata ritiene che sia più che un dovere azione della coscienza civile, della cultura della legalità, viene sempre tenuta alta grazie a questa associazione anti-racket che proprio quest'anno mi pare che compie 20 anni e che è un fiore all'occhiello della nostra comunità. Di polizia, anche da uomini politici, da tutti coloro che hanno lottato per riscattare questa Sicilia dalla infamia della mafia, che purtroppo ancora è viva e opera nella nostra Sicilia. Non pensiamo di abbassare mai la guardia, oppure grazie a quei Falcone e i giudici Borsellino e Falcone non sarebbero stati felici di essere commemorati con le fiaccolate, con le riunioni, con le cerimonie. Probabilmente il messaggio che loro vogliono trasmettere alle future generazioni è quello della legalità, della convivenza civile che viene dalla quotidianità delle azioni. I ragazzi che devono capire che rispettarsi tra di loro, rispettare le norme, essere disciplinati significa crescere in un mondo civile. È quello che purtroppo ancora stenta a decollare nella nostra Sicilia. Sono felice perché nella nostra comunità vedo che ci sono fermenti di legalità, vedo i ragazzi di Giovani per Sant'Agata che ringrazio per la loro presenza, vedo associazioni di volontariato, la presenza della Chiesa sempre accanto a noi, quindi Giuseppe possiamo essere felici e orgogliosi di avere un tessuto sano, un tessuto che sarà sempre pronto in ogni momento a ribellarsi ad ogni attacco di qualsiasi tipo possa provenire dalla criminalità organizzata. Però questo messaggio va esteso a tutta la Sicilia, va esteso nel palermitano, va esteso nei grossi centri dove alligna questo fenomeno della criminalità organizzata, perché dobbiamo formare una cultura per dire nella generazione futura una volta per tutte che in Sicilia la mafia non esiste più. Viva Falcone e viva Borsellino! L'Istituto Comprensivo Marconi vogliono offrirvi qualche spunto di riflessione sulla strage di Capaci e sui sentimenti che tutta la Sicilia, in particolare la città di Palermo, ha vissuto dopo questo tragico episodio. E comincia prima Fabio facendovi la cronaca dei minuti che sono passati da quando è atterrato l'aereo fino al momento dello scoppio. Momenti, ora ci saranno i ragazzi del liceo scientifico che canteranno tre brani sulla legalità. E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, me la ritrovi tutta con gli occhi aperti,
sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, pesa il tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e da cemento. L'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia dimenticata. L'Italia metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia mia come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste. E che Dio e Spirito Santo discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Amen. L'altra benedizione vale per tutti, ma in modo particolarissimo vale per i ragazzi. Grazie a tutti per essere venuti qua stamattina. Siete tutti invitati stasera al concerto della Fanfara dei Carabinieri alle 20.30 al Teatro Rola, come aveva accennato il sindaco poc'anzi. Grazie a